era il segnale che il sistema di riscaldamento aveva rilevato una temperatura esterna di 30 gradi sotto zero e stava provvedendo a irrobustire le sue attenzioni. Funzionavano tutti così i termosigilli sviluppati grazie alla consulenza della PLM Systems nella capitale fredda dello Stato, Cafres, un tempo Torino. PLM Systems è una società che ha come missione quella di aiutare le aziende, sia diciamo aziende di medie dimensioni, sia grandi aziende, anche multinazionali, nel migliorare il processo di sviluppo dei loro prodotti. Noi cerchiamo di lavorare con le aziende clienti su due direttrici. Una direttrice è di tipo metodologico, quindi cercando di costruire con le aziende dei modi di lavorare organizzativi e di processo innovativi, e dall'altra parte di fornire delle soluzioni informatiche che aiutino a realizzare poi questi nuovi processi. Una delle, diciamo, delle aziende con cui collaboriamo da più tempo e su più fronti è Avio. Avio è una società che opera nel mercato aerospaziale. Con loro abbiamo lavorato su discorsi di software selection. Forniamo in modo continuativo il servizio di application maintenance. Abbiamo apportato innovazioni su quello che è l'offerta di servizi. Per esempio, abbiamo identificato un bisogno nelle aziende di fornire dei servizi di application maintenance. Un'altra innovazione che abbiamo portato è stata sul modello organizzativo, nel senso che noi avevamo un'organizzazione abbastanza tradizionale che prevedeva un'attività, un servizio commerciale, un servizio consulenziale. Abbiamo visto che per quello che è il nostro lavoro non era comunque produttivo una organizzazione commerciale, perché il tipo di competenza che viene richiesto, il tipo di relazione che si instaura col cliente è molto legato alle capacità tecniche. Quindi abbiamo ribaltato questo modello e abbiamo demandato tutta l'attività di sviluppo di business alle persone che sono, diciamo, gli account manager, comunque le persone che operano in consulenza presso le aziende. Un altro elemento di innovazione è stato proprio quello invece che riguarda il modello di business, nel senso che noi siamo passati da una realtà, diciamo, locale, quindi sostanzialmente incentrata su un polo di consulenza a Torino e un polo di consulenza a Milano, a una delocalizzazione fatta in collaborazione con l'Università del Salento. La partnership con Avio è stata proprio anche quella che è stata un po' una componente fondamentale, un catalizzatore delle nostre scelte di creare questo spin-off con l'Università di Lecce, che è nato proprio con l'idea di creare un polo in Italia che fosse in grado di fornire servizi di consulenza e di application maintenance molto competitivi e molto competenti. So che stasera sarò contenta, che la mia combriccola mi festeggerà, ma adesso, alle 9:05 del mattino, mentre oltrepasso il cancello della Poker S.p.A., un brivido di paura s'arrampica su per la schiena. La Poker S.p.A. è una software house torinese, è nata nel 1980 e si occupa di sviluppare e rivendere software per le imprese. Da un punto di vista molto ampio, l'innovazione di Poker esiste da sempre, e cioè nella sua capacità di comprendere le esigenze delle aziende e del mercato, e anzi di prevederne le esigenze e i problemi del domani. Negli anni 80 l'azienda di informatica era principalmente un grande esperto di quello che oggi chiamiamo hardware, a cui accostava la capacità di sviluppare dei programmi per andare a soddisfare le singole necessità. Poker ha un trascorso di rivenditore di marchi importanti, primo tra tutti Hewlett Packard. Qua possiamo vedere un esempio di una prima stazione di lavoro del 1980. Erano stazioni costosissime dove la componente hardware aveva un valore economico, una rilevanza economica
che era quasi 10 volte superiore a quella della componente che oggi chiameremo software. Col passare del tempo queste proporzioni si sono assolutamente invertite, ma con il passare del tempo il ciclo di vita delle soluzioni proposte si è accorciato e è aumentata esponenzialmente la casistica di soluzioni da trovare, quindi di problemi da risolvere, e quindi Poker ha avuto la capacità, oltre che la necessità, di adattarsi a questo tipo di cambiamento. Se nel 1980 si parlava di diversi milioni per una stazione di lavoro, oggi le proporzioni sono cambiate. Non si vende un hardware, non si vende un software, bisogna perfezionare una soluzione. Il fattore scatenante dell'innovazione è Sugar CRM. Poker è uno dei partner italiani che può vendere, distribuire e installare Sugar CRM, che è una piattaforma open source, cioè un software di nuova generazione, di una tipologia completamente diversa da come si faceva l'informatica fino a qualche anno fa, e questo è un pochino il motore che dà la nuova direzione alla ricerca di Poker e al suo modo di sviluppare software. L'offerta di Poker si suddivide in 5 tipologie di prodotti e servizi. C'è una parte che riguarda il software gestionale, che è ed è stato il core business da sempre, con un prodotto proprietario che si chiama Quasar X. C'è una parte che riguarda la business intelligence, che poi è oggetto di novità e di ricerca innovativa al pari del CRM, che si appoggia oggi su piattaforme open source. C'è la parte relativa alla gestione documentale e più nello specifico al business process management, quindi al disegno e all'utilizzo di workflow, e c'è l'ultima parte di attività che riguarda invece l'infrastruttura tecnica, le reti e i sistemi informativi in genere.